Il nuovo anno scolastico al via lunedì 13 settembre si apre all'insegna delle scuole più sicure. La provincia di Rovigo coglie l'occasione per fare il punto sugli interventi di riqualificazione effettuati negli istituti di propria competenza, quelli delle scuole secondarie di secondo grado. Sono stati 238 gli interventi in 32 strutture del territorio dal 1 gennaio al 9 settembre. Oltre alla normale amministrazione di manutenzione delle strutture per i quali dal 1 gennaio ad oggi sono stati spesi circa 800.000 euro, sono stati compiuti degli interventi straordinari, quali il recupero urgente del sottotetto di Villa Bellini, adibita a sede dell'Istituto Agrario di Trecenta, per 193.000 euro, la messa a norma degli istituti Celio e De Amicis a Rovigo con due ascensori per 30.000 euro all'uno. Infine, la tensu struttura come palestra per le scuole Roccati. Ad illustrare l'elenco dei lavori è stato l'assessore provinciale ai lavori pubblici Francesco Ennio, insieme al dirigente del proprio settore Valerio Gasparetto, i quali, facendo il giro delle scuole superiori della provincia, hanno verificato personalmente gli interventi da eseguire. Il piano degli interventi da 4 milioni di euro dovrebbe ultimare tra poche settimane, quando sarà completata la tensu struttura. Tiziana Virgilli ha colto l'occasione per fare gli auguri di buon lavoro agli studenti, agli insegnanti, al personale scolastico e alle loro famiglie, rivolgendo un pensiero particolare ai docenti e ai collaboratori precari che quest'anno non riprenderanno a lavorare. A portare il saluto e l'augurio di buon anno scolastico anche l'assessore alla pubblica istruzione, Leonardo Raito.